Torna spesso, Paolo, e tornerà nei tuoi discorsi questo legame con la maglia azzurra. Me lo racconti un po' questo rapporto che hai con la nazionale? Quando ero più piccola non capivo che valore avesse per me. Quando ho iniziato con la Senores, ero sempre il cambio di qualcuno. E per le qualificazioni alle Olimpiadi di Rio, durante l'estate, Bonita mi aveva detto: "Guarda, non avremo bisogno di te." E io ho detto: "Ok, guarda, io prendo i biglietti per andare in Nigeria." Ero col Club Italia e abbiamo giocato contro Conegliano. E viene Bonita da me, mi fa: "Paola, vorrei parlarti." Io ho detto: "Ok, cosa è successo?" Mi fa: "Guarda, hai la possibilità di venire e fare le qualificazioni con noi delle Olimpiadi oppure andare in Nigeria." Io ho detto: "Vado in Nigeria." Avevo 16 anni, 17, e ancora non era nato quell'amore per la maglia. Poi, alla fine, sono dovuta andare alle qualificazioni. Diciamo che da questo punto di vista, diciamo che hanno avuto spesso, ti hanno spinto spesso altri, diciamo.